A tutti i lettori di tuttandroid.net e tutois.net. Finalmente siamo arrivati. Al momento di confrontare i due smartphone che ho preferito nel eh, 2015 e vale a dire eh, iPhone 6S, qui sulla eh, alla mia destra, e Samsung Galaxy S6 Edge. Um, abbiamo già fatto un confronto per quanto riguarda i due um, tablet delle rispettive aziende top di gamma, quindi S6 Edge Plus per quanto riguarda Samsung e iPhone 6 Plus per quanto riguarda Apple, um, che è già presente sul nostro canale YouTube e sui rispettivi siti web tuttandoral.net e tuttorias.net. Oggi invece andremo a vedere un po' quelle che sono le differenze tra i due dispositivi più piccoli, potremmo dire per quanto riguarda le dimensioni, ma non per certo per prestazioni e funzionalità e qualità, eccetera, eccetera, facendone un confronto. Chiaramente come sempre, solita premessa, la nostra, il nostro obiettivo non è quello di capire quale dei due dispositivi è migliore, perché siamo di fronte a due smartphone al top, quindi qualunque comprerete tra i due dispositivi sicuro cadrete in piedi e rimarrete eh, contenti. Tuttavia, il nostro, il nostro obiettivo è quello di ehm, appunto andare a, a mostrarvi le differenze tra i due smartphone, prece i diverti di, di ogni dispositivo, per aiutarvi nella scelta qualora magari siate indecisi tra i, quali, tra, i, tra i due dispositivi da comprare. Direi quindi di cominciare subito con il nostro confronto. Eccoli qui, a sinistra Galaxy S6 Edge e a destra iPhone 6S. Allora, cominciamo subito da un, un confronto, come sempre, mh, dimensionale di materiali di caratteristiche un po' hardware e fisiche. Uh, spegniamo i schermi e vi mostro le differenze. Allora, innanzitutto in altezza uh, S6 Edge è leggermente superiore, infatti 142 mm contro 138,3 di iPhone 6S. In larghezza anche S6 Edge, è leggermente uh, più ampio, 70 mm contro 67 di iPhone 6S. Per quanto riguarda lo spessore, siamo lì 7,1 mm per iPhone 6S e 7 mm per uh, S6 Edge. Per quanto riguarda il peso, invece, 143 grammi per iPhone 6S e 132 grammi per S6 Edge. Ora, um, guardando il uh, effettivamente la scheda tecnica. La differenza è di, solo di, di soli uh, 10 grammi, anzi 11. Però, effettivamente, mantenendo in mano i due dispositivi, S6 Edge sembra. Mm abbastanza più leggero di iPhone 6S perché uh, ha una superficie più ampia, è più grande e quindi un po' è una questione anche psicologica, dovrebbe uh, secondo la nostra mente essere un po' più pesante, invece è più leggero, quindi sembra ancora più leggero di quello che è, uh, in realtà non so se uh, mi sono spiegato. Display uh, che poi è legato anche alle dimensioni, 5.1 pollici per quanto riguarda S6 Edge, 4.7 pollici per quanto riguarda iPhone 6S, dopo parleremo di uh, risoluzione di qualità. Per quanto riguarda invece i materiali, Samsung con S6 sappiamo che ha fatto un passo in avanti notevole, eh, alluminio per quanto riguarda il bordo. E vetro per la parte anteriore e vetro per la parte superiore in questa colorazione Black Sapphire è molto, molto carino. Ma è, mh, è disponibile SSH anche in colorazione gold, uh, in colorazione bianca, verde, quindi davvero un'ampia un scelta. iPhone 6S invece scocca unibody in alluminio, è uguale ad iPhone 6 uh, e uh, vetro uh, in avanti 2,5D. Quindi leggermente curvo, mentre sappiamo che S6 Edge ha questa curvatura che non è solo del vetro sui lati dual edge ma che è proprio del display, cioè è il display che ho al di sotto che è curvo e va a formare questa curvatura sui lati, con dei plus software che mh, sono anche un po' trascurabili, ma ne ve ne parlerò dopo. Um, per quanto riguarda sempre le colorazioni di iPhone 6S, è disponibile in colorazione uh, Space Gray, che è questa qui, poi la bianca, quella dorata e quella oro-rosa, novità della nuova uh, versione, che a me non piace molto, però a quanto pare sta riscuotendo un bel po' di, uh, di successo. Uh, come vedete, si, anche se il display è effettivamente abbastanza più grande su S6 Edge, cioè 5.1 pollici contro 4.7 pollici, uh, l'iPhone è leggermente più piccolo rispetto ad S6 Edge. Quindi c'è stata una grande ottimizzazione dei bordi effettivamente da parte di Samsung, soprattutto per quanto riguarda la, uh, la larghezza del dispositivo, visto che ha questa curvatura, quindi i bordi laterali sono praticamente quasi uh, inesistenti. Uh, cosa dire per quanto riguarda l'ergonomia? Beh, um, io continuo a preferire S6 rispetto all'S6 Edge perché la curvatura è sì bella esteticamente, ma per quanto riguarda l'ergonomia dà un po' fastidio, soprattutto se utilizzato senza coperte, poiché il bordo è molto molto tagliente. Il vetro posteriore lo rende forse un po' scivoloso, quindi qual è il verdetto? Il verdetto è che per quanto riguarda l'economia preferisco leggermente iPhone seppur è eh, leggermente più pesante rispetto ad S6 Edge perché appunto anche, anche lui effettivamente è un po' scivoloso con questo alluminio ma meno rispetto ad S6 Edge e poi soprattutto non ha i bordi così taglienti, si impugna meglio in, in mano. Tuttavia. Con una cover, la situazione è quasi, è quasi pari, perché aumenta il, lo spessore delle S6 Edge e quindi si impugna meglio eh, all'interno di, di una mano. Um, parlando un po' di hardware, so che è un po' difficile fare confronti di hardware visto che si tratta di due sistemi operativi diversi. Quindi Uh, esigenze hardware differenti, però abbiamo un Exynos 7420 octa-core 64 bit su Samsung con 3 GB di RAM e 32 64 o 128 GB di memoria interna um, non espandibili, quindi senza micro SD. Con uh, iPhone 6s invece abbiamo un processore Apple 9 dual core sempre a 64 bit, 2 GB di RAM e 16 64 o 128 GB di memoria interna, anche in questo caso non espandibili. Uh, quindi taglio base da 16 per iPhone che per me è quasi inutile e taglio base per S6 Edge da 32 che invece uh, devo dire può risultare utile per la, mh, la maggior parte forse degli, uh, degli, degli utenti. Display, dicevamo, 5.1 pollici per S6 Edge con ehm, risoluzione Quad HD, quindi 2560x1440 pixel e, come vedete, effettivamente il display è molto molto bello, come già vi ho detto all'interno della recensione di S6 Edge, questo è uno dei display migliori attualmente sul mercato. Uh, la, la definizione è di ben 577 ppi. iPhone 6S invece ha un display un po' più modesto, 4.7 pollici, non Super AMOLED ma IPS, con risoluzione 1334x750 pixel e quindi una conseguente definizione di 326 ppi. Um, quali sono le differenze tra i due display? Beh, uh, sotto al sole si vede meglio leggermente S6 Edge perché Samsung ha la possibilità di virare i colori quando il sensore vede che il, il sole gli batte contro, però anche iPhone si vede bene. Per quanto riguarda la luminosità ve lo aumento al massimo per entrambi i dispositivi. solo ok come vedete buona da entrambe le parti forse leggermente superiori su s6 edge non so se si riesce a notare dalla uh, telecamera ora riportiamola li a livelli umani altrimenti la telecamera farà un po, di, uh, un po di fatica se notate un leggero sfarfallio su s6 edge come sempre è la tecnologia super AMOLED non è colpa del, <ride> dello smartphone uh, per andare a mh, verificare la qualità del display in maniera ancora più dettagliata vi mostro dei sample, sample che ho voluto scaricare a, uh, in Quad HD per mostrarvi un po' la differenza di uh, risoluzione. Allora, questo qui è S6 Edge con questa foto, come vedete le stelle uh, sulla, nella parte superiore si vedono tutte, non so se si riesce a notare dalla telecamera, e, uh, ed è molto molto dettagliato. Per quanto riguarda invece iPhone 6S, la resa dell'immagine è comunque bellissima anche su iPhone. Però le stelle um, non si notano tutte, non sono così ben definite come su uh, S6 Edge. Questo perché chiaramente la definizione e la risoluzione è minore. Tuttavia, comunque, la resa del display è ottima su entrambi i dispositivi. Vi mostro magari qualche altro uh, sample. Come vedete, due display davvero ottimi, sempre la stessa differenza. Su S6 Edge un occhio più attento può andare a, ehm, a scorgere delle differenze, soprattutto non per quanto riguarda molto le immagini, ma quanto riguarda i caratteri, per esempio nel, nel browser. Altra differenza è il tipo di tecnologia. Infatti se andiamo a mettere... Un'immagine completamente nera su S6 Edge abbiamo pixel completamente spenti. Su iPhone 6S i neri sono comunque molto molto buoni per essere un IPS, però chiaramente i, i pixel non sono spenti quindi non è proprio un nero assoluto. Bianchi che sono buoni invece da in entrambe le parti. Samsung, sotto questo punto di vista, ha fatto un ottimo lavoro con i nuovi Super AMOLED. Come vedete, paragonabili quasi a quelli di un, uh, di un IPS, quindi in linea generale per il display vince. Secondo il mio parere, Samsung perché uh, più definito, colori, colori più accesi, forse leggermente meno naturali. però io li preferisco, una, mh, è una questione chiaramente personale, ma soprattutto per quanto riguarda la risoluzione iPhone 6S, forse con i suoi 326 API è un po' rimasto indietro per, mh, nei confronti della concorrenza. Io non sono un grande fautore del quad, del quad HD, anzi, sono dell'opinione che un Full HD su un 5 pollici è più che sufficiente. Però iPhone è ancora meno di Full HD, quindi un po' eh, l'occhio attento per quanto riguarda i caratteri vede questa differenza uh, touch di presente su iphone 6s nella parte anteriore qui abbiamo un sensore delle impronte digitali che ha praticamente lo stesso funzionamento su iphone è stata aumentata la velocità però come vedete ok ora ci ha messo effettivamente un po' di più il Samsung proviamo di nuovo mm, la velocità è paragonabile però il riconoscimento in generale Avviene mh, in maniera più veloce su iPhone, come potete vedere. Anzi, su iPhone applicato c'è questa cosa che quando toccate eh, sbloccate il dispositivo, cliccando sul tasto per, per accedere alla schermata home, poi si sbloccherà automaticamente perché avviene subito il riconoscimento. Su Samsung la cosa è leggermente più lenta, ma niente di di particolare si accede comunque in maniera molto veloce, più che altro è la mh, precisione del, del Touch ID che è leggermente superiore su iPhone, eh, su un certo un tot numero di volte, la percentuale di volte che si sbloccherà, che riconoscerà l'impronta è leggermente superiore su iPhone rispetto a S6 Edge. Parliamo ora di fotocamere, fotocamere mh, anteriore entrambi da 5 megapixel, eh, devo dire fanno entrambi ottimi selfie, eh, però quella di Samsung, eh, come vedrete poi da Simple, che Pubblicherò sull'articolo corrispondente: riesce a prendere più uh, aria, uh, cioè ha un angolo maggiore. Nella parte uh, posteriore, invece, abbiamo una fotocamera da 16 megapixel per S6 Edge, 12 megapixel per iPhone 6S. Stabilizzatore ottico su Samsung, solo stabilizzatore dig digitale su iPhone, uh, doppio flash LED, true tone flash su iPhone, singolo flash LED su uh, Samsung. Qui abbiamo anche il cardiofrequenzimetro che però non è presente su iPhone. Francamente non la trovo una cosa utilissima, però comunque è da segnalare la presenza su S6 Edge rispetto all'iPhone. Altra cosa che è presente su S6 che non abbiamo invece su iPhone è il sensore qui per uh, comandare televisioni. Uh, Tramite sensore legalmente in infrarossi. Altra differenza è l'apertura focale della fotocamera posteriore 1.9 su Samsung, 2.2 su iPhone. E uh, devo dire che per quanto riguarda la fotocamera siamo da, su ottimi livelli da entrambe le parti. Qui abbiamo l'avvio rapido con doppio clic sul tasto modo che un po' mi manca da quando uh, sto utilizzando iPhone. Um, e il software anche è molto molto diverso. Su, iPhone, su Samsung abbiamo la modalità Pro, non presente su iPhone, che ci permette di andare a eh, personalizzare lo scatto con le ISO, bilanciamento del bianco, messa a fuoco eccetera eccetera. Poi abbiamo vabbè, le varie funzioni di messa a fuoco selettivo, eh, funzioni di panoramica che in realtà poi abbiamo su iPhone eccetera eccetera. Messa, um, eh, possibilità di uh, mettere a fuoco molto veloce su entrambi i dispositivi su iPhone il software è molto molto più semplice abbiamo queste uh, varie opzioni da um, scorgere con degli swipe uh, possibilità di registrare video 1080p 30 60 fps e in 4K così come anche Samsung qual è la differenza? beh um, innanzitutto vedrete il da sample sull'articolo però in generale mh, fotocamera di Samsung che reputo superiore perché la definizione è maggiore e perché la, ehm, soprattutto l'apertura focale 1.9 permette di avere un effetto Bokeh per quanto riguarda gli oggetti in primo piano, eh, l'effetto Bokeh è quell'effetto che va a sfocare la, lo sfondo rispetto all'oggetto in primo piano, naturale, non è digitale ed è maggiore su, su Samsung. Oltretutto, la mh, quantità di luce che viene catturata da questa apertura focale è decisamente maggiore rispetto all'iPhone. Tuttavia, i colori sono più naturali su. Uh, sulle, per quanto riguarda le, le foto di, di iPhone e soprattutto abbiamo un bilanciamento della luce uh, secondo me parere leggermente superiore nella modalità automatica quindi per il punto scatta iPhone rimane uno dei dispositivi al top per quanto riguarda invece uh, la qualità fotografica in maniera generale vera e propria Uh, Samsung è leggermente superiore, questo è l'effetto bokeh che vi, che vi spiegavo poc'anzi, la possibilità di mettere, di sfocare la, la parte posteriore di, di un oggetto in primo piano, non in maniera digitale, in maniera del tutto naturale. Quindi, uh, fotocamera leggermente superiore su Samsung, ripeto però, chiaramente quella di iPhone scatta comunque delle ottime foto ed è nella top 5 degli smartphone del 2015, sicuramente, anzi, forse nella top 3. Insieme a delle GG4 e S6, appunto. Um, per quanto riguarda le funzionalità, abbiamo visto modalità Pro presente su uh, Samsung, su iPhone invece abbiamo avuto un'introduzione delle, delle live photo. Le live photo sono queste foto, che, uh, questi piccoli video che vengono registrati oltre alle foto e poi. È possibile vederle facendo un uh, 3D Touch sul display. Siccome vi ho anticipato questa funzionalità del 3D Touch, uh, su iPhone è presente uh, questo livello al di sotto del display che permette di andare a riconoscere diversi livelli di pressione, le funzionalità di pick and pop. Ad esempio, possiamo uh, non solo dalla Home cliccare sulle delle icone per avere delle funzionalità rapide, ma anche, ad esempio, avere le anteprime dei link semplicemente cliccando in varie applicazioni e poi andare a visitare quel link cliccando ancora più forte. Per capire meglio, vi, uh, mh, vi invito ad andare a vedere la recensione di iPhone 6S su tutorials.net e il focus sul, tre, sul 3D touch che abbiamo fatto. Quindi mh, questa è una cosa che probabilmente verrà poi introdotta su altri smartphone, magari anche Samsung nel 2016, lo speriamo perché personalmente la trovo una funzionalità davvero molto utile ed interessante. Uh, fluidità, beh qui abbiamo la TouchWiz con Android 5.1.1 Lollipop, arriverà chiaramente anche Marshmallow, uh, ma... Samsung con le nuove memorie UFS 2.0 ha fatto un passo in avanti notevole con i nuovi Samsung, la fluidità è davvero eh, ottima, non è però ancora ai livelli di iPhone. Abbiamo dei mh, piccolissimi lag magari quando abbiamo molte applicazioni aperte nel, nel multitasking, eh, nella home stessa, io stesso magari cerco di evitare la touch inserendo Nova anche perché la fluidità ammigliora leggermente. Uh, non, non, sarete, non avrete problemi particolari di, di fluidità del software però è da sottolineare quando si tratta di due smartphone che costano molto mh, anche le piccole differenze su iPhone non abbiamo praticamente mai un impuntamento anzi a dire vero nella, nella prima versione di iOS 9 qualche impuntamento piccolo c'era però sono stati risolti con le, con le versioni successive ora siamo alla 9.1 Um, quindi per quanto riguarda la fluidità vince iPhone, vince iPhone anche per quanto riguarda la batteria perché abbiamo 1715 mAh su iPhone e 2600 su Samsung, però un po' eh, lo schermo quad HD che consuma molto di più, un po' soprattutto il sistema operativo l'olio, che consuma di più rispetto all'AVS. ma eh, con iPhone riesco ad arrivare alle 20 senza risparmio energetico con lo stesso utilizzo partendo dalle 8 del mattino, con Samsung invece... Partendo dalle 8 del mattino arrivo più o meno alle 18. Uh, se utilizzo il risparmio energetico e utilizzo quello smartphone in maniera leggermente più blanda, riesco ad arrivare uh, anche qui alle 20, ad ora più o meno di, uh, di cena. Quindi, per quanto riguarda l'autonomia, per me vince leggermente, uh, leggermente iPhone. Abbiamo terminato quindi con uh, le differenze tra i due dispositivi, cosa dire? Beh, in conclusione, innanzitutto uh, per quanto riguarda i prezzi, uh, sappiamo che S6 Edge è stato lanciato durante il mese di aprile al prezzo di 889€, euro. tuttavia adesso si trova uh, a prezzi molto inferiori online. Uh, si parla di circa 500 euro per il modello da 32 gb uh, e 100 euro in più per il modello da 64, ancora 100 per il modello da 128. Uh, abbiamo segnalato noi stessi offerte sugli stocchisti, su eBay uh, ed altri siti web comunque affidabili, quindi, tra i quali si può comprare effettivamente questo dispositivo a un prezzo tutto sommato conveniente rispetto a quello iniziale di, di lancio. Per quanto riguarda iPhone 6S invece. Uh, siamo, è stato lanciato uh, il 25 settembre uh, nei principali paesi europei e poi in Italia il 9 ottobre e il prezzo è più elevato: 779 euro per la versione da 16 GB 889 per la versione da 64 GB e 999 per la versione da 128 GB. Quindi abbiamo una differenza tra i due dispositivi di più di 200 euro, quasi 250 euro, tra um, iPhone 6 s ed S6 Edge, più o meno per quanto riguarda i stessi tagli di memoria. L'unica differenza è che iPhone 6s da 16GB per me è quasi inutilizzabile per quanto riguarda il taglio, poi dipende sempre un po' dalle esigenze, mentre S6 Edge parte da 32, che già è una dimensione di memoria più accettabile per un top di gamma che costa così tanto. Quindi, in conclusione. Uh, abbiamo visto pro e contro di ogni smartphone, magari la fotocamera di S6 Edge è leggermente superiore, la batteria di 6S invece è migliore magari rispetto al, al Samsung, i display molto diversi. Uh, Materiale abbiamo visto le differenze per quanto riguarda il design, eccetera. Quindi sta a voi scegliere quale dei due preferite, chiaramente oltre ad una differenza di uh, materiali, ergonomia. Qualità della fotocamera, qualità del, uh, fluidità, eccetera, c'è poi una differenza di software che non sto più a spiegarvi perché non è un, una, un confronto tra sistemi operativi. Ma chiunque abbia un po' uh, minimo di conoscenza del panorama mobile, conosce le differenze tra iOS, iOS 9 e Android lollipop Per adesso su S6, ma poi sappiamo che arriverà anche Marshmallow. Quindi direi che per il momento è tutto con questo confronto da Emanuele Capone per tuttoandroid.net e tutto Ah, vi ricordo di mettere mi piace al video qualora vi sia, vi sia piaciuto questo confronto un po' eh, atipico per quanto riguarda il nostro canale, ormai ci stiamo abituando a, eh, a fare ciò, visto che abbiamo anche un, un sito gemello Tutorials.net che vi consiglio di seguire e iscrivervi anche al canale YouTube se siete interessati anche, chiaramente, ai contenuti che riguardano il mondo eh, Apple. Direi quindi che per il momento adesso è davvero tutto, da Manuel Capone per e TuttoAndroid.net